Hello everybody! Ciao a tutti e a tutte, eccomi qui con un nuovo video, finalmente è domenica, l'attesissima domenica, sì! No, attesissima un bel niente perché domani è lunedì. No. Comunque, sono qui per filmare un 25 question tag, perché è un sacco di tempo che non filmo un video tag e avevo voglia di rispondere a un sacco di domande. Quindi ho preso questo 25 question tag da Tumblr, che è un 25 question tag un po' diverso, non avevo mai visto un 25 question tag del genere. E quindi sono qui per farlo. Prima però devo ringraziare una ragazza di nome Stefania che per prima ha dato il nome Leo al mio nuovo riccio. E quindi grazie Stefania per averlo chiamato Leo. Ora io e Leo ci amiamo un sacco, Leo e Lea. Che ridere. E quindi nulla, let's hop into the video. Hai qualche animale? Sì, un cane e una tartaruga. E li odio tutti e due. Nomina tre cose a cui sei particolarmente legata: il mio computer, il mio telefono e i miei libri. Com'è il tempo in questo momento? Come vedete è molto soleggiato e ho un caldo che non potete capire. Guidi? Se sì, hai mai fatto un incidente? No, non guido. Cioè sì, guido la bicicletta. No, non ho mai fatto nessun incidente. A che ora ti sei svegliato stamattina? Mi sono svegliata alle 11.25. E ieri mi sono addormentata alle 11, quindi ho dormito 12 ore. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto la doccia? Ieri! Qual è stato l'ultimo film che hai visto? Oh mio Dio, l'ultimo film che ho visto è stato... Wild Child, in inglese. Cosa dice il tuo ultimo messaggio? Il mio ultimo messaggio è a Francesca Chiariello, le ho fatto gli auguri di compleanno e lei mi ha risposto: amore, anche io sono stata contenta di aver legato con te perché non sei assolutamente come pensavo. Ti voglio davvero bene, Leina, ti vorrei troppo qui con me a festeggiare. Grazie per i tuoi auguri, un bacione e sballati in montagna. Cuore, cuore, cuore. Qual è la tua suoneria? La mia suoneria è questa. Paese? Sì, sono stata in un sacco di paesi che non vi elenco neanche perché sono davvero troppi. Ti piace il sushi? E me lo chiede pure, cioè. Dove compri principalmente le tue merendine? Principalmente le compro a scuola perché sono a scuola mentre faccio merenda con le merendine e quindi le compro alle macchinette, se no al supermercato. Hai mai preso delle medicine che ti aiutano a dormire più velocemente? Sì. E mia mamma me le ha tolte, infatti ho un problema e non riesco più a dormire da un po' di tempo, nel senso che faccio veramente fatica ad addormentarmi. Prima, cioè ho sempre fatto fatica ad addormentarmi, mentre prima prendevo la melatonina, che è comunque una cosa abbastanza naturale. Ora non la prendo più e quindi sono sempre molto stanca. Quanti fratelli e sorelle hai? Ho un fratello e una sorella, come ben sapete. Hai un computer fisso o portatile? Un portatile, perché senza portatile non vivrei. Cioè lo devo portare ovunque in un computer, mettete che devo andare a dormire da una mia amica e devo editare un video, boom, porto il computer e lo edito da lei. Metti che devo partire, devo mettere un video, boom, prendo il computer e lo edito dove sono. È fantastico. Quanti anni avrai al tuo prossimo compleanno? Avrò 15 anni. Sono così piccola. Porti lenti a contatto o occhiali? No, non ho problemi di vista. Ti tingi i capelli? No, non li tingo, sono di questo fantastico colore naturalmente e devo ringraziare solo il mare che li rende così biondi, perché altrimenti sarebbero leggermente più scuri. Di qualcosa che devi fare oggi. Oggi devo partire e devo... partire. Oggi devo partire, sono troppo triste. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Poco, molto poco fa. Qual è il tuo gusto preferito di pizza? Allora, io amo la pizza con lo speck e il brie sopra, cioè la fine del mondo. Cosa preferisci, hamburger o cheeseburger? Preferisco il cheeseburger. Hai mai fatto after tutta la notte? Sì, un paio di volte e da sola. Di che colore sono i tuoi occhi? Verdi, sono verdi.
Puoi sentire la differenza tra Pepsi e Coca-Cola? Sì, io la sento ed è abissale secondo me, perché la Coca-Cola è molto più frizzante, molto più concentrata, mentre la Pepsi secondo me è un po' più diluita e un po' più dolciastra, e io preferisco la Pepsi. Che dire, questo video è finito, vi chiedo di twittarmi o mandarmi una foto su Instagram dove rispondete a due delle domande di questo question tag con l'hashtag 25questionAileus, perché mi divertirò moltissimo a leggerle e magari potrei sceglierne qualcuna da mettere nel prossimo video. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un pollice in su e noi ci vediamo giovedì con un video altrettanto fantastico. Quindi un enorme bacio e ci vediamo al prossimo.